In una maniera del tutto accogliente, la Confindustria ha accolto la reliquia del Beato Levatino. E quale senso ha questo dono della presenza di Levatino in Confindustria? Perché un uomo giusto, un uomo della legalità, un uomo dell'assoluto rispetto dei diritti degli altri, può essere di sprone a tutta l'azione che anche molte aziende, molte industrie svolgono nell'ambito dell'Italia, nell'ambito della loro azione di promozione dello sviluppo umano. E quindi questo senso di lavoro legato strettamente a questa etica di lavoro, a questa professionalità del diritto stesso e a questa apertura del cuore anche alle esigenze sempre nuove, che possono aiutare a far crescere realmente il contesto lavorativo, il contesto civile, il contesto di democrazia delle nostre nazioni.